Beato colui che legge e coloro che ascoltano le parole di questa profezia e mantengono quanto è scritto in essa. Il tempo appropriato, infatti, è vicino. Questo è tuo e questo è mio. Che ci faccio? Devi scriverci il nome della bambina che ti piace di più. E tu? E io pure. E poi me lo fai leggere? No, lo leggeremo solo fra 100 anni. Ma 100 anni sono troppi, facciamo che le leggiamo fra 50 anni. 50 anni. E va bene, però lo devi giurare. Mamma dice che non si giura mai. E allora io non scrivo niente. Va bene, per lo primato. Io, Rachele, giuro che leggerò il nome della bambina che piace a Giovanni solo fra 50 anni. Se no, Gesù mi farà diventare cieca. Adesso tu. Io, Giovanni, giuro che leggerò il nome del bambino che piace a Rachele solo fra 50 anni. Se lo leggo prima, Gesù non mi farà vedere più niente. No, devi dire Gesù mi farà diventare cieco. No, non mi va. E allora io non scrivo niente. Va bene. Se no Gesù mi farà diventare cieco. E ora? A casa scrivi il nome e domani li nascondiamo in un posto che sappiamo solo noi. Ci stai? Ci sto. E mi apparve una porta aperta nel cielo. E la voce che avevo udito prima, come una tromba, mi parlò di nuovo dicendo: sali qua e ti farò vedere le cose che devono accadere in seguito. Buongiorno. Buongiorno. Si accomodi. Grazie. Tutto bene? Questo dovrebbe dirmelo lei. Dunque, Rachele. Dagli esami fatti è emerso che nel suo midollo osseo c'è qualcosa che non funziona bene. Cellule maligne si stanno moltiplicando prendendo il posto delle cellule sane. È per questo che le sono comparse quelle macchioline sul braccio. Si chiamano petecchie e sono dovute a un deficit di piastrine. Si spieghi meglio senza inutili giri di parole. Che nome ha la mia malattia? Lei ha una leucemia acuta, un tumore del midollo osseo. Ma non può esserci un errore. Io, a parte queste macchioline e un po' di stanchezza, sto bene. Mi dispiace, Rachele. La situazione è certamente grave, non voglio mentirle. Ma grazie ai notevoli progressi fatti negli ultimi anni dalla ricerca ci sono delle speranze. Fantastico, ho delle speranze. Però dovremo agire in fretta. Oggi stesso, massimo domani, dovrà ricoverarsi nel nostro reparto per iniziare quanto prima una chemioterapia. Nel frattempo avvieremo già la ricerca per un donatore di cellule staminali. E se tutto va bene, se la sua malattia risponde alla chemioterapia, consolideremo i risultati ottenuti con il trapianto di cellule staminali. Così da ricoverare un nuovo rischio. E vidi, nella mano destra di colui che sedeva sul trono, un libro scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con 7 sigilli. Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce chi è degno di aprire il libro e di scioglierne i sigilli. Ma nessuno, né in cielo, né in terra, né sottoterra, era in grado di aprire il libro e di guardarlo. Mi sa che avevi ragione. Su cosa? Sui segni dell'Apocalisse. Smettila. Mi sembra una cosa molto più seria. Ma è seria. E se fosse la mia di Apocalisse? Perché deve essere necessariamente un'Apocalisse di gruppo? Magari un'Apocalisse individuale. Diventerò pelata come te. Senti. Prima di ricoverarmi voglio fare qualcosa. Tipo, non lo so, andare da qualche parte. Ma il dottore ti ha detto che devi ricoverarti subito. Non mi importa. Quando entrerò in quella clinica non lo so che mi succederà. Non so che succederà al mio corpo. Voglio i miei ultimi giorni di vita così come la conosco e con la persona a cui voglio più bene.
dove vorresti andare? Non lo so. Stupisci. E furono dati alla donna le due ali della grande aquila perché volasse nel deserto verso il proprio rifugio, dove viene nutrita per un tempo, due tempi e la metà di un tempo, lontano dal serpente. Chi sei? Sono la morte. Sei venuta a prendere? È già da molto tempo che ti cammino a fianco. Allora sei una molestatrice. Guarda che mi metto ad urlare. Altro che Apocalisse. Questa è una città fantasma. Ci abbiamo passato praticamente tutte le estati della nostra adolescenza. Ti piaceva? Se per questo mi piaceva pure Simone Dari a 13 anni ed era un vero idiota. No, l'hai conservata. Avremmo dovuto aprirla dopo 50 anni, però. Ma veramente tu all'inizio avevi detto tra 100 anni. Sei sempre stata una piccola megalomane. E ora finalmente scoprirò la verità, dai. Avevi una cotta per me e non me l'hai mai detto? Ma non c'è scritto niente. Imbroglione. No, in realtà un nome c'è scritto. Sei tu che non sei in grado di leggerlo. Ridammela, non te la meriti. No, no! Mi dispiace, questa me la tengo. Quando l'agnello aprì il primo dei sette sigilli, in visione udì uno dei quattro viventi dire con voce di tuono: vieni. E ancora in visione un cavallo bianco, e chi lo cavalcava impugnava un arco. A lui fu consegnata una corona e partì come vittorioso per andare a vincere ancora. Dormi? Come potrei se continui a chiedermelo ogni due secondi? Pensavo. Perché proprio a te? Adesso dormi, cocco di mamma. Altrimenti penso che potrei strozzarti. E ti assicuro che non te lo dimenticheresti tanto facilmente. Spero che tornerai a sorridere anche dopo che me ne sarò andata. Tu non te ne andrai. Lo sento. Ti fidi di me? Non voglio essere la solita pessimista, però l'ultimo che ha detto così è finito annegato. Smettila, Rose. Facciamo così. Se guarisco, ti sposo. E poi dovremmo fare sesso. Non so se mi piacerebbe. Brutto bastardo, figlio di puttana. Quando poi aprì il secondo sigillo, udì il secondo vivente chiamare: vieni. Partì allora un altro cavallo rosso fuoco, e a chi lo cavalcava fu dato di portar via la pace dalla terra, e che si sgozzassero gli uni gli altri, e gli fu consegnata una grande spada. C'è il caffè? Sai come funziona la tua malattia? Buongiorno anche a te. Il termine leucemia deriva dal greco. E significa letteralmente sangue bianco. Praticamente i tuoi globuli bianchi stanno divorando i globuli rossi e le piastrine. Strano, eh? Il bianco. Innocenza, purezza, luce. Per me è la morte. In molti paesi il bianco rappresenta il lutto. Davvero? Secondo te perché quando ci battezziamo, facciamo la prima comunione, ci sposiamo, ci vestiamo di bianco?
Sono riti di passaggio, momenti in cui moriamo per rinascere a nuova vita. Sono consolata, sto rinascendo allora. Chissà che mi aspetta nella mia nuova vita. Peccato che il mio miglior amico non ci sarà. Se vuoi mi impegno per raggiungerti. Non c'è bisogno che ti impegni. Tanto prima o poi creperai pure tu. Adesso te la faccio vedere io una cosa carina. Guarda, questa è una pagina che in tempo reale tiene il conteggio delle persone che muoiono nel mondo. Che spaventoso. Ma tu lo sai quanta gente muore nel mondo in un anno? No, non lo so. 56 milioni di persone, quasi quanto tutta la popolazione italiana. Che vuoi dire con questo? Che voglio dire? Voglio dire basta. Basta con tutte queste cazzate su Dio, sull'Apocalisse, sulle nuove vite, sulla Bibbia. Non esiste niente. Niente. Esistiamo solo noi e il mondo di merda che abbiamo creato. Esisto io. Io con la mia malattia che mi sta mangiando dentro e non la vedo. Il mio corpo è mio, però non mi appartiene. Guardami. Vedi un tumore? Vedi qualcosa che non va? No, non puoi. E nemmeno io posso. Però la bestia c'è, dentro di me. Mi divora le cellule. Io non so nemmeno che cazzo sono le cellule. Ce le ho, però non le ho mai viste. Ho un cuore, ma non l'ho mai visto. Ma una cosa che non hai mai visto, che non sai nemmeno com'è fatta, come fa a essere tua? È questa l'ironia spicciola di Dio, ci prende per il culo. Toh, avete mangiato dall'albero della conoscenza. E ci mandi in un mondo di merda senza nemmeno darci la possibilità di comandare il nostro corpo, di conoscerlo. Ma allora di che cazzo di conoscenza stiamo parlando? Del bene? Del male? Della sofferenza? Grazie Dio del dono. Grazie, ma non posso accettare. Non lo posso accettare. È come se a un ragazzino che da grande volesse fare regista gli avessero regalato una telecamera spaziale, però senza il libretto di istruzioni. Lui sta là che per giorni la osserva, per mesi la studia, per anni impara. Poi quando finalmente è pronto a girare il suo fottutissimo film, arriva qualcuno. E non uno qualsiasi, lo stesso tizio che gliel'ha regalata. E gli dice, no, spiacente, la telecamera non è tua, non t'è mai appartenuta, quindi me la riprendo quando voglio. Ma vaffanculo, va. Ma non avevi smesso di fumare? Ho ricominciato da quando sono stato dal medico, per spirito di contraddizione. Ne vuoi una? No, io ho smesso. E da quando, scusa? Da quando sei tornata dal medico, per spirito di sopravvivenza. Hai paura? No, sono solo stanca di combattere. Da quando sono morti i miei genitori combatto contro qualcosa, la mia vita è una guerra continua. Sento che non ho più le forze. E poi non servirebbe a niente. Ma lo sai quanta gente oggi riesce a vincere la tua malattia? E tu lo sai quant'altra gente perde? E beh, lo sai, sono pacifista. Al massimo organizzo una bella manifestazione in piazza. Le manifestazioni non sono mai servite a niente. Esatto. Forse dovresti pregare. Quella poi è una delle manifestazioni più inutili della storia dell'umanità. E poi Dio ha già deciso, no? Anch'io ho delle difficoltà a manifestare. Ma delle volte avrei voluto farlo. Quando? Adesso, per esempio. E in tanti altri momenti. E che manifesteresti adesso? Scherziamo. Scusa, mi hai rovinato tutto. Scusa, mi vado via. No, aspetta. Perché non me l'hai detto prima? Avevo paura. Paura di perderti anche come amica. Non avremmo più potuto stare insieme tutto il tempo, come abbiamo sempre fatto. Niente più fin fino alle 3 del mattino. Niente più mano nella mano. È tutto diverso. E perché adesso? Perché sto per morire? No. Perché non ci vedremo per tanto tempo. E volevo che lo sapessi. Ma voglio che tu sappia che non ho rimorsi per non averlo fatto prima. È stato fantastico essere tua amica. È stato. Già hai cominciato a parlare al passato. Senti, che ne dici di un bel film? Horror, magari. Così potrai trovare protezione tra le tue braccia. Ok, ci sto. E allora vai, dai, prepara tutto. Io ti raggiungo. Sì, ho solo bisogno di 5 minuti da sola.
Quando poi aprì il terzo sigillo, udì il terzo vivente che chiamava: vieni. Ed ecco, sempre in visione, un cavallo nero, e chi lo cavalcava reggeva in mano una bilancia. Sono compatibile. Che? Mi prendi in giro? Davvero? Il dottore non credeva ai suoi occhi. Avrai il mio sangue nelle tue vene. Quando ho detto al dottore che volevamo provare, per poco non mi scoppiava a ridere in faccia. Sicuro che te la senti? Ma scherzi. Spero che con il mio sangue incomincerai a parlare un po' come me. Forse anche il tuo cervello migliorerà. Oddio, allora blocchiamo subito questa trasfusione. Presto, chiamo il dottore. Se mai dovessi diventare come te. Grazie. Mi sono sempre sentita al sicuro con te. Forse ora che cominci io a fare qualcosa per te. Tu pensa a guarire. Ho già una lista bella lunga. Ieri è morta la ragazza che stava in camera con me. Aveva 17 anni. Quello era il suo letto. Ogni giorno facevamo una partita a burraco e vinceva sempre lei. Allora mi dava consigli, mi diceva: sai qual è il tuo problema? Cerchi di fare troppi punti, non metti mai le carte a terra per non svelare i tuoi giochi. Infatti lei chiudeva sempre. E io rimanevo con tutte le carte in mano e dovevo decurtarmi tutti i punti. E puntualmente perdevo. Però credo che sia solo questione di fortuna. Se lei avesse fatto il mio stesso gioco invece di puntare alla chiusura, l'avrei stracciata. Forse dovrei solo imparare a non aver paura di svelare i miei giochi. Ti adoro. Lo sai, brutta stronzetta? Sì, credo di saperlo. Quando poi aprì il quarto sigillo, udì la voce del quarto vivente che chiamava: vieni. Ed ecco, sempre in visione, un cavallo verde, e chi lo cavalcava aveva nome Morte, e gli inferi lo accompagnavano. Allora? Ho sentito il dottore. Il trapianto è andato bene. Fantastico! Sai qual è la prima cosa che voglio fare? Quale? Vedere un film insieme a te e dirci tutte quelle cazzate che ci diciamo ogni volta. Però cominciamo a cambiare regista. Bergman ha scocciato, troppo triste. Che ne dici di Woody Allen? No, non mi piace. Io opterei per delle belle storie d'amore, magari pure con lieto fine. Storie d'amore a lieto fine tu? Io, perché c'è una legge che me lo vieta. Il mio sangue comincia a fare effetto. In effetti inizio a sentirmi cretina. Comunque ok, film d'amore, ci sto. Qui alla casa dello studente ti aspettano tutti a braccia aperte. Abbiamo anche preparato gli striscioni, ma quando torni? Tra un paio di giorni. Il 6 dovrei essere all'Aquila. Grande, io proprio il 6 faccio l'esame di storia del cinema e finisco la sessione. Così possiamo stare tutto il tempo insieme. E allora dai, studia e aspettami. Il 20 settembre sarà tombata a festa. Dai, un bacione. Anche a te. Ciao. Ciao, ciao. Quando poi aprì il quinto sigillo, io vidi sotto l'altare le anime di coloro che sono stati sgozzati a causa della parola di Dio e a causa della testimonianza da loro resa. Quando poi aprì il sesto sigillo, vidi che si produsse un gran terremoto. Il sole divenne scuro come un sacco di... Ma che cazzo fai ancora nel letto? Dai, stiamo andando tutti giù, dormiamo in macchina. Oh, questa è stata forte. No, l'esame. Adesso mi metto a letto. Come vuoi.
Notte allora. Notte, a domani. Poi il cielo si ritirò con un rotolo che si avvolge e ogni montagna e ogni isola furono spostate da dove si trovano. Poi, quando aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo. Allora, noi siamo due ragazze, siamo sotto la scrivania, vi prego venite già a prendere. Dovete uscire fuori da casa, che fate sotto la scrivania? Piano, siamo al secondo piano, ci sono le macerie, è crollata la volta del portone, come facciamo a prendere? Vabbè, ma piangendo non è che risolvete qualcosa, cercate di uscire da casa, no? Come hanno fatto tutti. Perché non possiamo? Perché ti fanno le macerie. Pronto? Pronto? Senta, qui è un disastro. Dove? Al primo piano del nostro palazzo c'è una signora che è rimasta chiusa dentro. La vedo. Prima. Dove? È via 20 settembre 52, sotto la mensa universitaria. Che se ne sapete che è crollato? Qua mi dicono palazzi, a via 20 settembre, 99 cannelle, palazzi dei quattro piani che sono venuti giù. Da dove chiamate? Via Borsini 19, l'Aquila. A che piano? Inizia a prendere al secondo piano. Il numero. Si sta scaricando. Sarebbe l'ultimo piano del palazzo, vi prego, venite già a prendere. Va bene, mi lasci un cellulare qualcosa. Pronto, chiamatemi, vieni per favore, non mi ricordo il numero. 115, ma stanno ingolfati, stanno... Siamo in grappola. Pronto, senta, andiamo dall'Aquila. Sì. Siamo in una casa, abbiamo perso le scale. Avete perso le scale casa? Abbiamo una fuga di gas. Fuga gas? Sì, sentiamo un odore forte di gas e non abbiamo più le scale, quindi noi siamo sospese in aria, non possiamo uscire in nessun modo. Va bene, mandiamo qualcuno. Appena possibile mandiamo subito qualcuno. Vabbè. La ringrazio. A colui che vincerà, darò la manna nascosta e una pietra bianca, e sulla pietra scriverò un nome nuovo che nessuno conosce, all'infuori di chi lo riceve. Senza indugiare sulla soglia ci si guarda tra i rami ed una foglia con lacrime che richiamano la nostra cortesia, la mutilazione di questa agonia, di prendere e ricordare ciò che si lascia tra il piangere di questi baci, degli arrivederci, l'aver giurato amor sarà finché morte non ci vedrà, soffoca in un corpo più propenso all'attività.